Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati sul Bruce Garage. Mi raccomando, prendete un mini secondo, spuntate la campanella, iscrivetevi al canale e poi dopo vi voglio leggere nei commenti, perché anche oggi abbiamo un altro video che si presterà a coinvolgere voi nei commenti appunto. Quindi, mettete un like, spuntate la campanella, così rimanete aggiornati e non devo stare qui tutte le volte a dirvi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Allora... Ieri abbiamo fatto un video sulle elettriche, oggi voglio fare un video sulle elettriche. Ecco, siccome c'è anche il rischio poi di rimanere eh, delusi no, se uno non fa un video tutti i giorni sulle elettriche, <ride> no ragazzi, è che poi facendo questi video iniziano ad arrivare mail, messaggi, questo messaggio mi è arrivato da... Uno di voi naturalmente, mi è arrivato dalla Svizzera, da un ragazzo che abita in, nella Svizzera italiana, eh, un ragazzo che ha pochi anni, 23-24 anni, ma ha già fatto oltre un mezzo milione di chilometri. In casa sua ha sempre avuto macchine potenti eh, e ha pensato che eh, fosse giusto anche comprare una Tesla solleticato, stuzzicato anche dagli incentivi cantonali, qui nel canton Ticino, che... Era uh, per chi acquistasse queste vetture. Uh, Richieste di informazioni da autoscout. Va bene, dopo la leggiamo. Allora niente, ragazzi. Oggi vi racconto l'esperienza di quello che può essere il classico compratore di marchi premium che si lascia in qualche modo convincere dal provare queste, queste vetture elettriche, full electric. Eh, pensando di poterle usare agevolmente o pensando che vadano agevolmente come eh, le macchine termiche che appunto dopo più di 100 anni di cultura ingegneristica erano arrivate ad essere assolutamente perfette, esenti da eh, anomalie sotto il profilo della sicurezza attiva. Eh, mi riferisco a come stanno in strada oggi le macchine dove eh, appunto. Abbiamo raggiunto dei livelli incredibili con le elettriche, questo inizia a venire un po' meno, quindi non solo hai la menata del dover riprogrammare la tua mente eh, rispetto all'utilizzo di eh, motori endotermici, quindi che vengano alimentati a benzina, diesel, metano, GPL, ma c'è anche un problema nella. Guida, come ci conferma questa persona e eh, non solo nella guida, ma nelle ricariche, ma eh, in tutta una serie di cose. Che adesso vedremo insieme. Allora, voi, come sapete, ragazzi, io non sono contro le elettriche, io sono contro l'imposizione elettrica. Sono per la libertà di scelta. A me l'idea che il vecchio continente debba per primo tracciare una linea che non si sa neanche quali effetti benefici avrà né sulla CO2 né sull'inquinamento perché, come gli studi hanno ampiamente dimostrato, possiamo continuare ad usare tranquillamente auto in tutto il mondo senza che questo vada ad impattare in maniera enorme sull'ambiente, ma neanche piccola perché stiamo parlando di tutto il circolante terrestre. Che non arriva a neanche il 10 punti percentuali di CO2 e 4-5% di inquinamento. Quindi l'inquinamento arriva da altre fonti. Ma poi quello che stavo dicendo è: dico, ma perché 700 milioni di europei devono fare tafazzi, buttare a gambe all'aria aziende, industrie, posti di lavoro, lasciare a piedi la gran parte della cittadinanza che non si potrà permettere agevolmente di comprare, o usare autovetture elettriche dopo il 2035? Per i restanti 6 miliardi e 300.000 persone, che, se, 300 milioni di persone che invece possono continuare tranquillamente ad usare le macchine, inquinare a fare quel cazzo che vogliono. Allora, oggi vi leggo questo messaggio che mi è arrivato da Luca M, Luca M, Luca Luca Manara, da, posso dirlo. Ciao Bruce, ti faccio ho messo il doppio occhiale così siamo tranquilli. Ciao Bruce, ti faccio i miei complimenti per il tuo canale YouTube e per gli ottimi traguardi raggiunti. Grazie, Luca, gentilissimo. Ho 23 anni ed abito a Lugano. Sono un giovane appassionato ed in famiglia siamo tutti molto legati alle auto. Che piacere, che bello! Volevo raccontarti la mia esperienza con la Tesla. Fino a marzo scorso ho avuto una BMW X2 M35i Anno 2020, con la quale mi sono trovato benissimo dopo aver percorso 40.000 km in poco più di un anno. Mi è venuta voglia di cambiare auto e, dato che in famiglia abbiamo una Panamera Turbo con cui potermi sfogare quando desidero, ho deciso, spinto anche dai notevoli incentivi economici cantonali, ad acquistare una Tesla Model 3 Long Range 2022. Rimango subito stupito dalla totale ignoranza del venditore della Tesla, in quanto non era, non solo, in quanto non, era non solo in grado di spiegare le peculiarità della macchina, ma non era in grado neppure di distinguere un cerchio da 18 piuttosto che da 19. Mai capitato prima d'ora con, con le altre auto da me acquistate. Dopo sei mesi mi arriva la macchina. Il ritiro è stato penoso, in tedesco, nonostante io abiti in Svizzera italiana, e privo di qualsiasi spiegazione. Eh, ma tanto ci sono i tutorial. Va bene, 70.000 di macchina per guardarmi i tutorial, dice Luca. Ora la macchina ha due, due mesi di vita esatta. Ho percorso 10.000 km e penso di poter dare delle valutazioni piuttosto concrete. E sentiamo queste valutazioni concrete di chi compra e quindi ha pagato, e quindi è nella liceità e nel diritto di poter parlare. La macchina ha percorso 10.000 km. L'autonomia dichiarata non è assolutamente veritiera. Si può dire che, guidando come una persona. Più che calma si riescono a percorrere al massimo 350 km rispetto ai 576 dichiarati. C'è una bella differenza. Il tappetino di guida si è bucato, due mesi di vita. Sulla BMW era perfetto e la Mercedes-Benz GLA che avevo prima percorso 150.000 km è anch'esso perfetto. Sempre il tappetino. Lo specchietto, sinistra, eh, lo specchietto di sinistra eh, non funziona l'oscurante. Il montante posteriore sinistro mi è caduto durante la guida e ho dovuto reincastrarlo, lasciando inevitabilmente una tolleranza diversa da quella originale. L'aspetto che mi ha deluso, che mi ha più deluso, è in termini di sicurezza. Io voglio che gli ingegneri che lavorano a queste macchine lo facciano presente ai piani alti. La macchina ha delle notevoli prestazioni, ha delle prestazioni notevoli. Peccato che se uno sfrutti anche solo il 70% di queste prestazioni, la macchina non stia in strada. L'assetto è troppo morbido, tra virgolette morbido, quasi come fosse una classe e berlina. Ed inserire la macchina in curva e percorrere la curva alle alte velocità, raggiungerle un attimo, risulta pericoloso in quanto è un continuo sobbalzare, specie il posteriore, con conseguente inserimento del controllo della stabilità. Assurdo! Non sarò a Ayrton Senna, ma ho percorso mezzo milione di chilometri da quando ho 18 anni e ho sempre avuto auto potenti. Oltre ad andare in pista, sovente ad aggiornarmi, ma credimi, questa macchina sfruttata per la potenza che ha risulta pericoloso. L'errore è stato mio. Avete capito i sobbalzi? Avete capito i sobbalzi? Ma non riesci mai a trovare il rapporto di tiro corretto in curva, di trazione, di tiro e anche di tenuta. Questo è il problema che io ho riscontrato con i cambi a variazione continua e che riscontro quindi anche sulle elettriche che hanno praticamente una sola marcia, ragazzi, è come girare con un, un T-Max a, a quattro ruote, ma fa cagare anche il, il variatore sugli scooter, figuratevi se può poi cermi poi sulle macchine, ma per una questione di sicurezza, di come puoi poi tenere la macchina in strada in condizioni sicuramente non di guida normalissima ma anche in condizioni di. di. come si dice quando uno ha un. non mi viene la parola. Comunque dai ci siamo capiti. in situazioni di emergenza. l'errore è stato mio, continua Luca. andiamo avanti a leggere. ero convinto che avere una Tesla in famiglia ci avrebbe potuto fare comodo avendo solo auto di grosse dimensioni. abbiamo anche un Cruiser passo lungo. Sperando non crolli il mercato delle Tesla, la mia intenzione è quella di far passare l'inverno e sostituirla. Ti ho messo la parte supercharger, presa per il culo, e tanti altri minori aspetti per non, dilurga, per non dilungarmi troppo. E eh no, adesso invece io ho chiesto: eh no, raccontami bene, raccontami bene. Sia dei sobbalzi che dei supercharger. E lui mi fa: grazie per la risposta, Bruce. Allora, cerco di spiegarmi al meglio. Se tu sei in autostrada, ai 140-150 classici curvoni autostradali. E non fate adesso i perbenisti perché a 140 ci vanno tutti, perché tra il contachilometri, lo scarto del contachilometri, il 5% de del tutor, andiamo tutti a 140 di contachilometri sotto il tutor, quando abbiamo veramente fretta. Uh, quindi se tu sei in autostrada, ai 140-150, classici curvoni autostradali, la macchina fa effetto sospensioni stanche, continuando a sobbalzare in maniera evidente e pericolosa. Lo stesso effetto lo fa se vai allegro nelle curve di una strada di montagna. È facile farsi prendere la mano ed andare forte. Un po' meno a chiudere le curve. Rischi di arrivare sempre lungo. Questo è il peso anche, ragazzi. Questo è il peso. Capitolo Supercharger. Altra presa per il culo. Ho fatto recentemente Torino-Can. Loro dichiarano tempi di 30 minuti per un buon livello di carica. Sì, se devi usarla poi in città. Ma tratte autostradali devi sempre caricarla al 100% o appena appena meno per non rovinare le batterie, altrimenti ti fermi ogni ora a caricare, quindi i minuti diventano 50-55 ogni carica. Se viaggi ai 140, chi non lo fa o peggio ancora 150, dopo 250 km sei fermo un'altra ora. Prezzo, sempre attorno ai 30 euro ogni ricarica, quindi 25-30 euro per fare 250 km? Non mi sembra così economico come dichiarato, no? Dice Luca, e dico anche io, e diciamo tutti noi che abbiamo un cervello, una testa per poter ragionare. Oddio, oddio, noi siamo pieni di occhialate. E allora. Andiamo avanti. Sì, certo, se la carichi a casa costa molto meno. Ma come si fa ad avere la colonnina personale in ogni casa che si ha? Il viaggio Torino-Cannes è stato un incubo. Parto da Torino con il 100% di carica, tutte i 130, altrimenti mi fermavo, ride nel senso. Arrivo a Nizza con il 20% circa, dopo due ore e trenta di viaggio, stanco morto, mi devo fermare un'ora a caricare, altrimenti a Cannes non avrei potuto usare la macchina durante il weekend. Quindi mi fermo un'ora a caricare. I supercharger sono sempre in posti poco raccomandabili e capirai bene che da solo, anche da solo, di notte non è che sia la cosa più piacevole a sto mondo. Lascia perdere le colonnine pubbliche che almeno in Italia non funzionano quasi mai bene. Generalmente costano molto di più del supercharger e lasci la macchina ore ed ore in strada a caricare. Follia. Chiosa, in questi giorni sto usando l'encruiser Cruiser che abbiamo, versione 120 passo lungo. Bel pasticcino, 390.000 km. Una goduria, altro che stibidi. Allora, ragazzi, cioè, ma grazie Luca e scusa se non ti ho avvisato e ti faccio questa sorpresa. Cosa vogliamo dire? Che siamo contenti del futuro che ci aspetta? Sicuramente la tecnologia avanzerà, progredirà, le batterie diventeranno più leggere, si caricheranno più velocemente, però al momento non è così e non credo che sarà così neanche nell'arco di 5, 7, 10 anni. Andiamo avanti a recensire auto, anche così in maniera indiretta. Scrivetemi nei commenti o scrivetemi in privato, potete scrivermi su TikTok, su Instagram, su Facebook o alle mail che trovate qui sotto in descrizione. Raccontatemi le vostre esperienze con le macchine, non solo elettriche naturalmente, anche belle esperienze. Io sono qui e ogni tanto ne prenderò qualcuna come spunto e ve la leggerò per fare dei video che offrono degli spunti di riflessione. Mi raccomando ragazzi, io non ce l'ho con la Tesla, non ce l'ho con le altre auto elettriche, non ce l'ho con nessuno, però sono qui a fare un servizio di informazione dove appunto andiamo a dire quello che troppo, troppo, troppo spesso non leggiamo sulla, sulla stampa mainstream. Basta, vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando mettete un like, iscrivetevi al canale. E Luca, che dire? Ti auguro di eh, trovare al più presto una soluzione. E se passi da Milano, vieni, chiamami, così proviamo. Questa Tesla mi fai sentire queste cose in curva molto, molto, molto volentieri. Ciao, ragazzi. Buona passione a tutti. State con i bravi. Solo cose belle. Mi raccomando, mi raccomando. Mettete un like, iscrivetevi al canale e commentate. Altrimenti andate a ciapare ratta. Eh. Ciao, vi voglio bene. Ciao, dal vostro amico Bruce.